Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Guarda, ti voglio leggere, Mirta, una frase dell'attuale capo della CIA, dei servizi segreti americani, William Burns. Questa è una sua dichiarazione che dice: dagli ultimi burocrati negli recessi più oscuri del Cremlino, ai più brillanti critici liberali di Putin, ho ancora da trovare qualcuno che veda l'ingresso dell'Ucraina nella NATO come qualcosa di diverso da una diretta sfida agli interessi russi. Questo è stato detto da William Burns, attuale capo della CIA. Allora, io però volevo fare questo discorso perché sai che sono piuttosto fumino, però cerco di controllarmi. Ora, la categoria della complessità che qui viene respinta è quella che anima gran parte di studiosi statunitensi delle più grandi università, come Stephen Cohen dell'Università di Princeton o Andrew Bacevich dell'Università di Boston, che fanno analisi complesse e attribuiscono all'Occidente pesantissime responsabilità. Allora, non è giusto portare alla semplificazione, perché altrimenti facciamo una cosa: cacciamo i grandi professori studiosi che dedicano la vita agli studi geostrategici e sostituiamoli con i giornalisti italiani. Monio Vadia, ti voglio rispondere con un grande rispetto. Sai quanto ti conosco e quanto ti ho sempre stimato per la tua vita. Ma io sono tranquillo. Per quello che hai fatto davvero, cioè per la tua arte, anche per la tua militanza, sempre dalla parte di chi soffre. Facendo questa premessa, il problema vero, caro Moni, è che se noi continuiamo ad usare come grande alibi la complessità che c'è, che è sacrosanta, che noi occidentali siamo bravissimi a frequentare, anche i sensi di colpa ed anche l'autocritica, fa parte tutto di un mondo civile e di un mondo, come dire, che è democratico. Dopodiché, a me è successo. Mi sono ritrovata in un programma televisivo con la portavoce del ministro Lavrov e con un grandissimo immonitore della TV russa che Soloviev. Ti posso assicurare che dall'altra parte del campo l'autocritica non esiste, la complessità non esiste e noi siamo solo, per usare le parole di Medvedev, dei bastardi degenerati. Dobbiamo prenderci questa cosa, dobbiamo capirla, perché sennò noi ci crogioliamo nella nostra grande complessità e grande capacità di analisi e dall'altra parte ci sparano addosso, Moni. Io questo sento sulla pelle dopo 106 giorni di racconto di questa guerra. Mirta, anche noi semplificando abbiamo sparato addosso agli altri. Ti ricordo Iraq e Afghanistan. Ti ricordo che Erdogan è nella NATO e massacra i curdi adesso. Ti ricordo che gli yemeniti vengono massacrati dall'Arabia Saudita, alleato dell'Occidente, con armi occidentali. Non facciamo finta che siamo i buoni e gli altri cattivi. Noi siamo solo più furbi, non più buoni. Non penso questo, però penso che siamo dentro una guerra nel cuore dell'Europa. Dobbiamo pensare a quella. Allora, facciamo una cosa, scusami, dato che vedo che Caprarica vuole giustamente intervenire. Vi chiedo una cosa.